Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Sky Even. Allora ragazzi, visto che il video, diciamo così, di riscoperta un po' di questo titolo vi è piaciuto un sacco, ve ne porto un altro, sperando che vi piaccia altrettanto, in modo appunto, come vi dicevo, da valutare eventualmente una serie, miniserie, insomma quello che sarà. Per cui mi raccomando, se siete interessati a questo titolo, spolliciate un sacco, commentate, insomma fatemelo capire in tutti i modi possibili che vorreste vedere qualcosa d'altro. Allora, noi stavamo ricercando l'ospitalità di base, quindi io manderei un po' avanti veloce il tempo in modo da sbloccare completamente questa ricerca che per l'appunto è anche abbastanza lunghettina. Ok, durante la notte va bene, niente, devo attendere purtroppo fino alla mattina, quindi vabbè, intanto stiamo andando avanti con la ricerca, per cui va bene lo stesso. E ok, questo intanto lo stoppiamo, perché adesso di notte purtroppo non abbiamo luci, non abbiamo illuminazioni sulla pista né nulla, quindi chiaramente non possiamo fare molto. Ah, ma quindi si blocca anche la ricerca nelle ore notturne? Ma dai, non la sapevo questa cosa. Ma se io aumento un po' il personale, magari me la sblocca prima. Mettiamoli tutti ai 12, dai. Facciamo questa spesuccia, vediamo un attimo se può aiutare, insomma può dare una mano magari a diciamo sbloccare il tutto un attimino prima. Posso, ecco, switchare direttamente la notte in maniera molto più veloce, così almeno evitiamo di star qua a perdere tempo. Ok, adesso dovrebbe arrivare mezzanotte, intanto tra un po' mi arriva anche il carico, va benissimo. Carburante direi che ne abbiamo. Per quanto riguarda edifici, non avevo, mi sembra, sbloccato nulla di nuovo. No, direi di no. Lo faremo poi ovviamente con la ricerca. Quindi dai, vai avanti veloce zio, perché sennò qua fammo notte. Ok, e qua abbiamo il riepilogo alla mezzanotte, per l'appunto, di tutta la giornata. Quindi vabbè, adesso abbiamo anche molto più spese, perché comunque abbiamo, insomma, costruito, abbiamo fatto un sacco di cose, quindi direi che ci sta assolutamente. Abbiamo la fornitura di risorse, va bene, ma io non posso switchare ancora, no? Mi fa arrivare solo alla mezzanotte, però era bello poter arrivare fino alla mattina, tanto non posso fare una mazza di nulla, quindi siamo un attimino fermi, ragazzi, siamo un attimino fermi. Va bene, comunque abbiamo poi la parte dei prestiti, ma direi che non ci interessa, e poi queste cose qua che le sbloccheremo per l'appunto più avanti. Oh, finalmente è tornata disponibile l'opzione per andare direttamente alla mattina in maniera assolutamente veloce, così almeno non stiamo qua a perdere tempo. E ci risiamo, ok, adesso abbiamo tutti i gate liberi, per cui dobbiamo riprendere a far atterrare ovviamente i nostri aerei. Adesso speriamo che qua mi vada un po' più veloce con i nuovi scienziati, ma non mi pare sinceramente di vedere grossi cambiamenti nella velocità della ricerca, perché volevo sbloccare un po' di cosettine nuove. Può darsi anche che io abbia messo una ricerca particolarmente lunga da sbloccare, eh? Potrebbe anche darsi questa cosa, e quindi ci va un po' di sfiga. Peraltro adesso non posso accettare... Ah sì, no, eccoli qua, ok, aspetta, va piano un attimo, scusami, che intanto ti confermo un po' di voli. Ok, vai, riprendi il tempo, pardon, perché vedevo il segno rosso, pensavo che fossero voli passeggeri che non potevo ospitare, invece no, dovevo ricliccarci sopra e va bene. Qua vediamo la barra praticamente dell'età che man mano avanza, e quindi che mi andrà a sbloccare varie cose che appunto sono bloccate perché non ancora state scoperte, diciamo così. Quindi anche questa è una cosa molto molto carina. Io volevo appunto riuscire a fare l'ospitalità di base per iniziare a costruire un po' il nostro aeroporto vero e proprio, perché poi alla fine ancora non ce l'abbiamo. Denaro stiamo andando comunque bene, devo dire che stiamo guadagnando piuttosto bene. Il rifornimento ce l'abbiamo. Io magari prenderei ancora un po' di carburante, perché non ho carburante, cioè nel senso non ho contratti, perché i contratti, diciamo, duraturi nel tempo al momento sono bloccati, quindi ho solo quello istantaneo. E potrei fare, quanto abbiamo, 2k, facciamo un 5k, dai, facciamo così, almeno fra 30 secondi, perché tra un po' se no rimaniamo senza carburante, quindi rimaniamo belle che fregati.
Ok, io devo sempre ricordarmi di guardare effettivamente quanto ci guadagniamo poi dai rispettivi voli. Dov'è che lo dice? No, aspetta, c'era... Ah, beh, me lo dice qua, ma qua abbiamo solo questo, quindi lo accettiamo per forza. Ok, quando ne abbiamo più di uno devo ricordarmi di controllare quanto effettivamente ci guadagniamo. A parte che credo che più o meno siamo lì, però questo ad esempio ci dà 1082, che non è assolutamente male, quindi va bene, confermiamo, così lo facciamo atterrare e stiamo andando bene. Dai, questo 896 va bene. Ok, il carburante è arrivato, dai, la ricerca ci siamo quasi, siamo quasi all'80%, quindi sta andando bene. Spero che non mi arrivi la notte nel frattempo, perché sennò è una bella menata. Ok, altri 896, questo è atterrato, adesso questo dovrà decollare, eccolo qua, tac, e decolla, vabbè, dai, 85%, dai che ci siamo, dai che ci siamo, ci siamo. Allora qua ho tutto occupato, no, questo non posso fare nulla. Ok, qua direi che puoi atterrare. Anzi, questo dava 2000, però non posso perché credo che sia, sì, passeggeri in barco sbarco, bagagli, esatto, esatto, va bene. Facciamo quell'altro, facciamo quell'altro. Ok, dai, 92%, dai che ci siamo. Così vediamo magari in questo episodio di iniziare a costruire il nostro aeroporto. Poi, come detto, io spero che vi piaccia così l'idea di proseguire, in modo da pensare anche magari una miniserie, però almeno andare avanti un pochetto. Non sarebbe male, perché secondo me merita e mi piacerebbe vedere un po' più nel dettaglio tutti i vari miglioramenti che sono stati fatti fino ad oggi. Ok, quindi abbiamo il sì, cargo resource, ok, adesso te lo faccio subito, ricerca completata, va bene, sì, ho capito, basta, ignora un attimo che strazio. Allora, facciamo così, dunque io però ho bisogno di un cargo, perché qua mi arriva fra 10 ore. Fammi un instant, un attimino, questo mi dà però 50, sì, fammene uno da 40, dai. Ok, facciamo questo, così almeno ci arriva al volo, andiamo piano un attimo. Sì, lo so, ho capito, adesso sta per arrivare, dai, un attimino di pazienza che mo arriva, un attimino di pazienza, 3 di 50, speriamo che si spicci, perché sennò... Se no siamo senza nulla. Vabbè, facciamo intanto atterrare qualche altro aereo. Ok, va bene così. E facciamo atterrare anche questo. Buona, dai, 5 secondi, arriva, ce la dovremmo fare in teoria. Sì, vai così. Quindi, perché meno... Ma ah, ok, me l'ha portato, era un po' in ritardo, mi sa, non sapevo che potesse accadere. Va bene, allora, abbiamo quindi un terminal primitivo, molto molto interessante come cosa. Terminal primitivo che però mi si deve collegare, dove mi si deve collegare, scusami, ma sì, alla taxiway, no? Vediamo un attimino se... Perché a questo però non me lo fa collegare. No, vabbè, niente, devo collegarlo qua e poi gli faccio arrivare la strada e quant'altro. Facciamo così, io lo metterei magari qua dietro per intanto. Iniziamo magari a metterlo qua, tipo così. Devo capire solo che caspita di strada vuole, perché non riesco a capire che strada sia. Vabbè, iniziamo a collegarglielo qua. Ok, nessun mezzo acquistato. Allora, intanto iniziamo ad acquistare un mezzo qua. Ok, sì, vabbè, va bene, va bene. Qua ci dà tutta la descrizione del mezzo e va bene. E poi, quindi, il gate bagagli, per cui abbiamo un mezzo che trasporterà i bagagli e un mezzo che ovviamente mi andrà a trasportare i passeggeri. Infatti è tipo un pulmino, molto bellino anche questo, devo dire, molto molto bellino. Ok, allora, allaccia tutte le stazioni, associa tutto, dovrebbe aver fatto tutto in automatico, credo. Non ne ho la più pallida idea, vabbè, adesso poi lo vediamo con calma. Io però devo capire che strada mi vuole. Ah, quindi è quella normale, ma scusami, perché non me lo facevi collegare prima? Maledetto lurido, vabbè, te lo sposto un po' più in qua e la facciamo arrivare in giù, perché qua non me la fa, esatto. Quindi la facciamo così e la facciamo collegare semplicemente così. Ok, questa dietro direi che la possiamo fare semplicemente così, che mi si ricongiunge. Ma non mi si è attaccata? No, direi di no. Allora facciamola così. No, viene storta così. Allora aspetta, la facciamo così e così. Ok, dai, che ci siamo. Allora qua dovremmo aver collegato in teoria tutto.
tutto. Ma se io ti dico di... Ah, ok, adesso me l'ha preso. Perfetto, adesso me l'ha preso. Ok, ottimo. Quindi, a rigor di logica, allora, intanto devo un attimino capire cosa fare. Allora, come passeggeri, l'ospitalità di base ce l'abbiamo. Vorrei fare a sto punto il controllo del traffico aereo, che impiega poco, sono 4 ore, quindi dovremmo riuscire a farlo adesso. Così mettiamo anche la torre di controllo, che immagino servirà particolarmente. Allora, qua abbiamo il nostro terminale. Ok, quindi stavo dicendo, a rigor di logica, io dovrei poter far atterrare anche, credo, adesso i passeggeri, immagino. Però vediamo un attimo, andiamo avanti un attimo veloce il tempo e capiamo se mi arriverà magari anche qualche servizio, qualche aereo, insomma, come trasporto passeggeri. Però qua niente, solo cargo e quant'altro. Vabbè, per adesso facciamolo atterrare. E okay. Ma questo aveva il trasporto passeggeri, no? Ho visto male. Servizi associati. Ah no, vabbè, mi fai vedere i servizi associati. Ok, perché adesso li abbiamo disponibili, immagino. Fermi che ce n'è qua uno. Allora, però qua no, non mi fa fare nulla. Allora, bagagli ce l'ho, imbarco passeggeri ce l'ho. Non ho però la manutenzione, da quanto vedo. Ah, perché è medium, io ho solo quelli piccoli, mi sa. E credo che per i passeggeri mi servano quelli medium. Allora, facciamo una cosa. Ok, beh, intanto prendiamo questi che comunque ci servono per continuare a farci guadagnare un po' di soldini, altrimenti è un problema. Quindi ferma un attimo, questo ha qualcosa di disponibile? Sì, facciamo questo che ci dà più soldi. E ok, e vabbè, a sto punto fammi anche questo. Ok, allora io volevo capire un attimo se abbiamo l'area di stazionamento. Ma è quella che ho già. Ah no, questa è quella grossa. No, dovrebbe essere sempre quella lì piccolina. Quindi in linea di massima dovrebbe essere sempre uguale. Allora, ne potrei fare anche altre qua, secondo me. Così almeno andiamo a fare decisamente più soldi. Quindi facciamo un attimino così. Allora, questa me la fai così. Non me la puoi attaccare. Ok, chiedo scusa. Aspetta che ho sbagliato io. Toglimi questa, dammi quest'altra. Ok, facciamola così. Almeno attacchiamo tutte le varie taxiway. Ok, così dovremmo esserci. Questa te la posso anche attaccare qua. Sì, per effetto. E a sto punto questa qua me l'attacchi qua. Ok, buona, così almeno sono tutte a posto. Adesso andiamo a fare così e andiamo a collegare a tutto quanto. Ok, gate bagagli, così almeno abbiamo tutti quanti i servizi. Perfetto, allora facciamo così e facciamo così. Ok, così almeno adesso abbiamo comunque molti più gate a disposizione. Però io non ho quelli medium, da quanto capisco. Pista d'atterraggio, e no, a meno che non li devo ancora sbloccare a sto punto, perché qua non mi fa fare nulla. Non è disponibile per l'associazione disponibilità di mezzi necessari. Ma quindi io ho bisogno di una cosa per la manutenzione? Fammi capire un attimo, perché no, qua mi dà che non è available per questa rampa. Ma vediamo, ma non ce l'ho io servizio rampa. No, mi dice che non ce l'ho. E ho capito, ma io come l'attivo la manutenzione? Mi sa che è qualcosa che devo andare a ricercare a sto punto. Logistica, deposito cargo migliorato. Ma manutenzione, eccola qua. Vabbè, allora dopo la sblocchiamo. Dai, niente, per adesso non posso ancora farlo. Però non è un grande problema, tanto lo possiamo fare dopo. Adesso facciamo questa ricerca, che tanto è molto veloce, quindi non c'è assolutamente problema. Ok, dopodiché andremo a fare a quel punto anche quell'altra. Andiamo a fare anche quell'altra, così sblocchiamo la manutenzione. In questo modo dovremo riuscire a finalmente ricevere i primi aerei passeggeri, che come avete visto ci danno ovviamente molti ma molti più soldi rispetto a questi qua, insomma, merci e solo rifornimento, perché vabbè, ovvio.
Ovvio che avremo decisamente più soldi a disposizione e non sarebbe assolutamente male. Ok, mi si è buggata la scritta conferma sopra la freccetta. Vabbè, non so. Ok, adesso si è buggata. Va bene, vediamo se... perché adesso anche il limite di aerei raggiunto, ok? Quindi comunque non li riesco a riempire tutti. Vabbè, poco male. Non è un problema, appena se ne va via qualcuno... lo andiamo subito a mettere nella nuota in table. Questi a 9,40 non sarebbe male. Allora, ho bisogno ancora di carburante, però. Quindi farei una cosa. Sì, però mi devi chiudere. Perché mi tiene aperte tutte le finestre, maremma boia? Ok, facciamo una cosa. Allora, mi dai questo. Sì, 5.000 va bene, ora che arriva direi che può andare bene. Ricerca completata. Oh, perfetto, perfetto. Sì, vabbè, ignora, ignora. Allora, facciamo subito a sto punto la manutenzione. Assolutamente sì. Così da poter ospitare per l'appunto i primi aerei passeggeri. Ok, ora questa... ah, la posso mettere anche qua, volendo. Quindi la torre di controllo qua potrebbe andare bene, perché ha in vista tutti i gate, la pista d'atterraggio, quindi la mettiamo assolutamente qua. Ok, qua non mi pare che io debba collegarla a nulla, direi di no. No, direi di no, mi fa vedere l'operazione di base e tutto quanto, ma niente di che. Ok, confermiamo, conferma e siamo a posto. Ok. Bene così. Allora, devo anche però avere il cargo, perché Maria fra 5 ore, quindi sa che è meglio fare un istantaneo di una quarantina almeno. E semapost. Ok, ok, guardate qua che belli mezzi con i fari accesi, veramente belli. Vabbè, adesso arriverà la notte, quindi non potrò fare molto. Sì, oddio, il cargo effettivamente potevo anche aspettare. Pensavo di non farcela, ormai l'abbiamo riempito ancora, quindi non so quel contratto... ah no, beh, però stiamo già di nuovo svuotando, dai, quindi va bene, perché ci sono ancora un po' di aerei da rifornire. No, ok, dovevo farlo per forza, magari potevo evitare di prenderne 40, però va bene, allora vediamo appena mi fa saltare la notte, perché tanto non posso fare molto nelle ore notturne. Però dai, il nostro terminal l'abbiamo messo, la nostra torre di controllo anche. Qua ci fa vedere l'operazione, il costo, il mantenimento, operazioni massime. Ok, vabbè, dai, comunque la nostra torre di controllo per adesso sta funzionando piuttosto bene. Ok, ci sono gli ultimi due aerei che stanno partendo, poi direi che siamo a posto. L'ultimo purtroppo non è riuscito a partire. Ah no, ok, parte adesso. Perfetto, ok. Ciao e arrivederci. Bene, bene. Allora, mi fa saltare benissimo, quindi direi di andare alla mezzanotte, così vediamo anche un attimino il riepilogo dei soldi. Stiamo comunque andando bene, siamo ancora a $44.000, quindi insomma, prima eravamo sui 50.000, però del resto abbiamo speso qualcosina per costruire l'aeroporto, il terminal, la torre e quant'altro, quindi direi che ci sta assolutamente. Va bene, questo è il resoconto giornaliero. Ok, la pista atterraggio io posso fargli... no, per adesso miglioramenti purtroppo nessuno. Va bene, niente, purtroppo per adesso va così. Dobbiamo necessariamente aspettare. È arrivato l'altro contratto, quindi mi ha riempito al 50. Benissimo, direi che possiamo far passare la notte, così almeno riprendo un attimo la ricerca e vediamo la manutenzione, perché vorrei riuscire almeno in questo episodio di approfondimento, ragazzi, a diciamo così, andare a ricevere, a far atterrare il nostro aeroporto almeno qualche aereo per l'appunto passeggeri, perché insomma se no rimaniamo qua in suspense e non va bene rimanere con la suspense. Quindi dai, speriamo che ci sblocchi velocemente. Però vedo che la ricerca se la viaggia piuttosto bene. Ok, come scienziati sono a posto, siamo al massimo. Oh, siamo al 1920 e vedete che, come vi dicevo nello scorso gameplay, ci spiega man mano che gli anni avanzano quello che è successo nella storia dell'aviazione. Il progresso è sempre stato pilotato dai sognatori. Quella che ieri sera era solo un'idea, oggi è un'industria in rapida crescita, proprio come i funghi dopo la pioggia. I voli passeggeri sono diventati la norma e talvolta ciò che accade nel cielo rasenta il caos, anche se si tratta di un caos estremamente interessante e altrettanto remunerativo. Caratteristiche dell'epoca: più viaggi, aerei piccoli e medi, voli programmati
programmati aerei più complessi che richiedono servizi di manutenzione. Ecco perché è importante avere per l'appunto la manutenzione attiva nel nostro aeroporto. Ok, qua abbiamo, la ricerca completata, ok. Va bene, andiamo veloci, che così almeno vediamo di sbloccare quello che ci interessa. Così vediamo un attimino se riusciamo a ospitare i primi passeggeri. Il nostro aeroporto non sarebbe assolutamente male. Poi dovremo mettere ovviamente altre piste, altre strutture, insomma un sacco di altre cose che saranno assolutamente indispensabili. Io vabbè, adesso questi li accetto tutti, perché tanto per adesso non abbiamo altre esigenze, ma anzi dobbiamo insomma riempire più gate possibili per riempirci le nostre casse il più possibile. Quindi già abbiamo bisogno di soldi, ci servono i soldi, perché poi dobbiamo costruire un sacco di roba, quindi i soldi ci servono assolutamente. Ok, veramente bellini gli aerei, mi piacciono un sacco come sono stati fatti. E dai, siamo quasi a metà della nostra ricerca, quindi nel frattempo continuiamo. No, perché questo mi chiede il servizio passeggeri, ma ci richiede la manutenzione, che purtroppo non abbiamo. Mannaggia, dai, veloci con sta manutenzione che mi serve. Siamo ormai al 50% e va bene, però come detto ci serve decisamente di più. Ci serve molto di più, dai, quasi al 50, sì, 55, 56, ok, intanto stiamo riempiendo i gate, ne mancano 3, ma mi sa che abbiamo raggiunto, credo, forse il limite massimo, no, ne possiamo mettere ancora, bene così, dai, ok, allora tra un po' dovremmo di nuovo fare carburante, speriamo poi anche di sbloccare qualche contratto, insomma, che ci eviti di star lì tutte le volte a richiedere il contratto immediato, perché sennò è una rottura di balla assurda. Allora, ma costa di più o mi sbaglio? Ah no, perché ci dà 2000 questo. 6000, no, facciamo 4000, grazie. Ok, allora qua niente, tutti i gate occupati. Sto giro li abbiamo riempiti tutti, ragazzi, mamma mia. Ne abbiamo 3, 6, 9, 12 gate, perfetto. Direi che 12 gate vanno più che bene per il momento. Dai che siamo all'80%, dai che voglio la manutenzione, su, forza e coraggio. Quando è che arriva il prossimo carico? 11 ore, speriamo di farcela, perché ora abbiamo tutti i gate belli strapieni, quindi boh, speriamo, se no mi tocca fare un altro contratto per forza di cose. Per quanto riguarda il cargo, anzi facciamolo già subito, va. Facciamolo subito, dammene 20 per intanto, dai, inizia a darmene 20 di questi. Ok, allora facciamo, no, dammi però questo, scusami, che ok, mi fa guadagnare più soldi. E ci siamo, dai, 95%, ormai abbiamo praticamente sbloccato l'altra ricerca, ottimo così, perfetto, è arrivato anche il cargo, così stiamo a posto, non ci pensiamo più, e fammi anche questo. Ok, oh benissimo, ricerca completata. Allora vai avanti un attimo piano col tempo, perché a questo punto ho bisogno di fare l'officina per la nostra manutenzione, la ramp service. Io la metterei qua vicino alle altre strutture, qua mi ci sta, perfetta. Ancora meglio, acquistiamo ovviamente il mezzo per la nostra rampa e direi che andiamo a collegarla a tutto quanto. Ottimo, così almeno adesso è assolutamente funzionante. Ora mettiamo già la ricerca, che va benissimo, facciamo la logistica dei fusti, direi che la possiamo ricercare, iniziamo a ricercare queste robe qua che comunque migliorano un pochettino tutta la gestione del carico del carburante, tanto queste sono veloci, e direi a questo punto che potremmo anche accettare, penso, qualche volo passeggeri. Dovremmo avere in teoria tutte le carte in regola per poterlo fare, no? Però questi sono sempre cargo, quindi non ci interessano. Andiamo avanti veloce, vediamo se arriva qualcosa passeggeri. Questo no, niente, tutto cargo, mannaggia, a parte che ho tutti i gate impegnati, però oltre a quello c'ho il problema che è tutto cargo. Quasi io farei anche un'altra cosa, ferma un attimo, perché volevo aumentare lo spazio per i mezzi, posso farlo? Ma l'ho aumentato, ah sì, 2 di 4, pardon, non l'avevo visto. Allora acquistiamo altri due mezzi,
Ok, per il carburante ne acquistiamo anche altri due per il deposito cargo, perché comunque abbiamo una marea di gate e secondo me le macchinine che io sono un po' troppo poche, quindi rischio che insomma gli aerei impieghino troppo tempo a caricare con le varie operazioni di carico e scarico merci carburante, e quindi è meglio se insomma ci diamo una mossa con le macchinine. Qua non mi arrivano cose passeggeri, quindi vabbè, io per il momento accetto questi, perché noi dobbiamo guadagnare, ragazzi, se no qua la vedo dura. Cargo, come stiamo messi? 8 ore, no, bisogno di un nuovo contratto, fermati. Dammene 40, assolutamente sì, grazie. Carburante per adesso stiamo a posto. E ok, abbiamo speso parecchio in macchinine, però e ci servono, almeno velocizziamo decisamente prima. Sì, lo so, il cargo mo arriva, non ti preoccupa. Ti preoccupa, vecchio, non ti preoccupa, che adesso arriva tutto. Ok, 2-1, è arrivato, perfetto. Dai, no, è in ritardo adesso, no, dai che non c'ho più cargo, porca miseria. Oh, adesso sì, perfetto. E tosta, questa. Cacchio, il cargo bisogna fare attenzione. Io prenderei... Ma non posso prendere un nuovo contratto normale... regolare e ora di consegna. Senti, io me lo faccio portare tipo a mezzogiorno, e però non 100, perché 100 è tutto 100, la madonna, 400 addirittura. Vabbè, facciamo 100 e dobbiamo però aumentare il cargo, perché me ne può dare solo 50. Ok, segniamo, così almeno siamo a posto, perché ne ho due che in realtà quantità, allora questo lo togliamo perché tanto è inutile. Totalmente inutile. Ma quantità 150, ma io il deposito solo di 50. Quindi non lo so, anche qua devo capirla, ragazzi, perché non so se loro me ne portano comunque 150 e quindi 100 li perdo, o se mi fanno pagare solo quelli che effettivamente mi danno. Buh, non ho idea. Intanto non stanno arrivando più voli, abbiamo tutti i gate liberi, quindi speriamo che arrivi un po' di gente, perché se no qua, ragazzi, è un problema, eh. Qua finiamo i soldi alla velocità della luce. Quindi speriamo che mo arrivino un po' di aerei. Logistica di fusti migliorata. Ok, perfetto. Quindi avendo fatto questo, miglioriamo a sto punto il deposito cargo. Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché come abbiamo visto ci serve veramente un sacco. Ok, qua tra quanto arriva? 6 ore, ma io ne farei un altro però instant da mene 20, grazie, che così stiamo tranquilli. Allora, dammeli tutti questi per forza di cose. Ok, dai, ma uno passeggeri però, mortacci, deposito, adesso abbiamo un deposito carburante grande. Ok, vabbè, non abbiamo l'urgenza di metterlo subito, però poi sicuramente ci servirà. Niente, qua non mi sta dando però passeggeri neanche a morire. Adesso è di nuovo diventata notte, ma non, niente, arrivano tutti aerei così e basta. Oh, finalmente, fermi tutti. What? Medium? Sì, perché non posso? Cosa mi manca, scusami? Aspetta, cos'è sto simboletto? Ah, il catering! Porca miseria, non c'ho il catering. E vabbè, però che sfiga. Cioè, questi vogliono anche il catering. E poi... mannaggia, aspetta che mi serve anche il carburante qua. Ma cacchio, anche il catering vogliono, ma maledetti. 6.000? Sì, dai, portamene 6.000, va. Così riempiamo a palla. E niente, no, non possiamo fare, ragazzi. Ci serve anche il catering. Però il catering ce l'abbiamo. Snack, eccolo qua. Mannaggia. No, mi sa che allora, aerei passeggeri, dobbiamo necessariamente aspettare di avere, credo, anche il catering. Però, ragazzi, io direi di fare a questo punto una cosa. Ci tenevo comunque a fare un nuovo video per andare avanti ancora un pezzettino, iniziare a fare il nostro terminal. Abbiamo fatto anche la torre di controllo, un po' di cose migliorate. Quindi direi che stiamo andando assolutamente bene. A me, come detto, il gioco piace veramente un sacco, perché è fatto davvero molto bene. Mi piace anche il vedere, appunto, in base agli anni che passano, ciò che appunto è cambiato nel mondo dell'aviazione. Quindi devo dire che è un gioco interessante anche da questo punto di vista, quindi dal punto di vista ovviamente storico. Per cui, ragazzi, se volete che lo continui appunto con una serie, miniserie o quello che sarà, mi raccomando, spolliciate un sacco, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina delle notifiche, e per chi vuole dare un contributo concreto al canale, come sempre può fare attraverso gli abbonamenti YouTube o il tastino grazia di sotto di ogni mio video. Detto questo, giovinotti,
infatti io vi ringrazio, vi saluto e ci becchiamo nei prossimi gameplay. Ciao belli!